Bentornati al Festival del Cinema Indipendente, 11ª edizione. Siamo qui in compagnia di Daniele Maggioni, che è il regista di Tutto Bene, il film in proiezione alla seconda giornata del Festival. Allora, approfittiamo del nostro ospite per fargli qualche domanda. Intanto, su questo progetto che ha visto il coinvolgimento di alcuni suoi studenti, perché Daniele Maggioni è anche un docente universitario, ha insegnato alla Scuola di Cinema di Milano. E che cosa ci può dire di questa esperienza? Sì, è un'esperienza produttiva interessante perché per me era il modo di far vedere come era possibile fare cinema veramente indipendente ai ragazzi con cui ho lavorato, con cui abbiamo lavorato, che sono tutti della vostra età come voi, quindi tutti molto giovani, molto intraprendenti, e per mostrare come si può fare cinema facendolo anche senza soldi, probabilmente con pochissimi soldi, ma avendo soprattutto delle idee. Questa era la cosa più importante. E una domanda intanto sulla differenza tra la produzione e la regia, perché in questo momento Daniele Maggioni è qui con noi in veste di regista del film Tutto Bene, però è uno dei più grandi produttori italiani degli ultimi anni, per cui è un dovere chiederle questa piccola differenza. Non è vero, grandi sono altri. Cioè, ho fatto tanta produzione, ma soprattutto produzione indipendente. Questa è stata la caratteristica della mia carriera di produttore. La differenza sostanziale è che finalmente ti occupi del merito, cioè della materia. Cosa vuol dire guardare, vedere, mostrare, far vedere, che è la cosa che mi piace di più. Poi una piccola domanda, una curiosità sul collettivo Ozu. Sì. Ci può dire cos'è? Il collettivo Ozu era un nome che ci siamo dati, il gruppo di lavoro si è dato a questo collettivo Ozu perché in qualche modo il film ha questo spirito, che è quello di mostrare una storia tutto sommato non semplice, semplice all'apparenza, con dei rapporti complicati in un modo molto semplice, con uno sguardo semplice, che era proprio quello, lo spirito di Ozu e dei suoi film. E poi un'ultima domanda oltre che sul cinema indipendente italiano degli ultimi anni, soprattutto mi rifaccio all'affermazione di Michele Placido di alcuni giorni fa, e in particolar modo su quanto può offrire questo territorio, il nostro territorio di Capitanata, per il cinema indipendente, ai giovani autori, perché mi rifaccio anche al suo ruolo di docente. Non si insegna cinema, per esempio, nelle scuole superiori, lo si insegna all'università, soltanto in alcune università. Per cui in che maniera possiamo sensibilizzare i giovani nei confronti del cinema? Questo è un vecchio problema. Secondo me c'è un problema di tipo legato all'educazione. Alla formazione, così come si forma alla lingua italiana, alla scrittura, si dovrebbe formare alla visione dentro nelle scuole, quindi a vedere. Oggi francamente non capisco come questo non sia la materia principale, perché tutto quello che noi recepiamo ci passa attraverso gli occhi e le orecchie, sono i sensi che sono più sensibilizzati in qualunque momento, e non essere educati a leggere così come con questi strumenti mi sembra una follia. Però, come dire, è così. Per cui andrebbe fatto proprio un progetto, un programma di educazione all'immagine in generale, e poi al cinema, e poi come dire, a tutta un'altra serie di problemi che possono essere, per esempio, quello della responsabilità rispetto e della coscienza rispetto a quello che si vede, che dovrebbero entrare in un piano scolastico, che però evidentemente non. Forse la Regione Puglia potrebbe farne un piano. Bene, grazie a Daniele Maggioni, grazie a voi per averci seguiti anche oggi, e ci vediamo nei prossimi giorni in sala per le prossime proiezioni. Arrivederci a tutti.